parte Gobetti, trova la sfera, possibilità quindi per Bitiene, che dà per Fasan, lui sì che supera l'avversario, calcio di punizione, addirittura arriva il cartellino rosso. Cartellino rosso per Bane, attenzione alla svolta del match al 28esimo minuto. Caravaggio della partita. Filiciotto. Con dei passi per mettere in mezzo il pallone. Lo fa, adesso arriva l'incursione, una maglia che si allunga. L'arbitro segnala che non c'è nulla. C'è Rossi, un po' più staccato invece Baldani per una potenziale ribattuta. Arriva ora il cross in mezzo, salta, sicuro, mangia poco. La fa sua, è finito anche a terra Boschetti per un contrasto. Attenzione al rosso, al cartellino rosso. Ristabilita quasi immediatamente la parità numerica. È stato Gobetti a colpire a palla lontana Boschetti. Altro episodio da VAR al 41esimo minuto. Adesso è davvero bagarre. Di primo tempo vi ricordiamo anche i nuovi assetti tattici delle due formazioni, con la Pro che a questo punto si schiera a 4 avendo perso il centrale della propria difesa Bane. Attenzione però, seguiamo il destro di De Angelis. Lo squillo da lontanissimo, un capolavoro, un fulmine a ciel sereno al 23esimo minuto della ripresa. Il Caldiero passa in vantaggio, una bordata da fuori, tutta la squadra esultare. Boschetti cerca subito la carica arrembante, la prova per ristabilire il pari. Boic! Il miracolo di Cucci! Una tolta da sotto la traversa al 22 del Caldiero. Parte la rincorsa dell'11, quasi alla Roberto Carlos coi passetti. Boschetti! Piega le mani di Cucci, ha pareggiato la Pro Palazzolo, è festa grande al Comunale. Il sinistro di Boschetti, non irresistibile stavolta Cucci, ma è 1-1 al Comunale. Ha segnato la Pro Palazzolo! Ancora una volta però energia dalla difesa del Cadiro, sempre Fasan, ancora Fasan, che partita del 10, che si lancia ancora una volta, attacca solo lui, il 10 con un cioccolatino, ma c'è la posizione irregolare segnalata dall'assistente sul assist di Fasan. È partito con un attimo di troppo anticipo l'attacco del Caldiero, e sul triplice fischio quindi si aspettava il colpaccio per capire se la Pro soffrisse o meno di vertigini, e non c'è stato. Si aspettava il colpaccio per tornare sui binari giusti del Caldiero e non c'è stato purtroppo per la formazione ospite nemmeno quello. È 1-1 dal Comunale di Palazzolo, tra Pro Palazzolo e Caldiero decide il super gol di Filiciotto e il pareggio sulla punizione di Boschetti, forse un pari che scontenta entrambe.